Momenti d'artista, un programma di Giuliano Gurrier. Salve, il nostro ospite Alfonso Frasneddi è un artista particolare per me, perché ha una doppia, non dico personalità, una doppia linea, sia come artista e come docente. Tu sei stato docente, sei stato preside di una scuola di arte, però il tuo grande amore è sempre stata la pittura. Sì, fondamentalmente sì. È stata questa. Io, guardando un po' il tuo curriculum, sono rimasto meravigliato di notare che tu negli anni 50, ragazzo, sei entrato alla Biennale di Venezia, ma non alla Biennale così, entrato per conoscenza. Nella giuria c'erano dei personaggi tipo Longhi, Morandi, eccetera. E cosa ha rappresentato per te questo momento? Beh, è stato un momento di importanza estrema, anche perché non era così semplice entrare. Voglio dire, c'era 200 artisti che provavano ad entrare, ne entravano 8 o 10, quindi è diventato un motivo di orgoglio, proprio perché era giustificato questo ingresso da questi grossi personaggi, che come dicevi tu, presidente della commissione era Longhi, poi c'era Palucchini, tutti i docenti universitari di quell'epoca, c'era Morandi, c'era De Chirico, tutta una commissione di personaggi di altissimo livello per l'Italia. Quindi essere scelti da queste commissioni era veramente un motivo di orgoglio. La conseguenza di questa presenza è stata abbastanza interessante, insomma. Io volevo aggiungere anche un altro piccolo particolare, no? Mi sembra che negli anni 60 il governo francese ti ha dato una borsa di studio per Parigi, che anche questo non è che lo diano poi a tutti, no? No, però le davano, quella era più, una cosa più semplice, molto più semplice della Biennale. Dubbiamente, però tu hai fatto 2 anni a Parigi. Sì, ho fatto 2 anni perché la borsa di studio non durava soltanto 6 mesi. Sì. Poi, siccome io ho trovato delle possibilità di fermarmi, sono rimasto 2 anni più o meno, perché poi ogni tanto venivo anche a Bologna, non è che ero imprigionato alla Tour Eiffel. Però questo per dire, non era solo per una curiosità, per dire che tu fin da ragazzo eri un artista che aveva una prospettiva molto interessante e uno sguardo verso il futuro. Sono venuto a vedere questa mostra, che è una mostra proprio di pop, se vogliamo, no? Sì. Ma tu sei stato anche uno dei primi, se non erro, a portare la pop. Sì. Come ti è venuto l'ispirazione per questo tipo di arte? La storia è questa. Io, quando sono andato a Parigi, ero dentro una situazione di tipo informale o neonaturalista, sì, come dicevi tu, un po' arcangeliana e così via. Parigi c'era tutta un'altra aria, veramente, perché era un altro mondo. Bologna rispetto a Parigi, evidentemente c'è una differenza. Sì. Allora, essere immersi in quella situazione mi ha fatto ragionare in un modo diverso da quello con cui io ragionavo a Bologna. Per esempio, a Parigi ho trovato il modo di depurare un pochino quello che era il mio colore violento di quegli anni. Sì. Io sono arrivato a fare delle cose con dei colori molto più tenui, probabilmente l'atmosfera parigina portava a questo. Questo però, su questo si è inserito un momento che corrisponde all'esplosione della pop negli Stati Uniti prima e in Europa dopo. Io ho visto qualche cosa in quegli anni in cui ero a Parigi, perché in Italia la pop è diventato un boom nel 64, quando alla Biennale di Venezia è arrivato tutto lo schieramento dei pop che ha occupato tutti gli spazi di Venezia. Invece nel 62 qualche cosa in giro c'era già, insomma, in Francia e in Germania, e poi in Italia è arrivato appunto dopo. Allora, io questa cosa mi ha creato dei problemi, di identità, perché non mi riconoscevo più tanto in quella che era la situazione del momento, perché le cose sono cambiate non soltanto nella pittura, ma in tutte le situazioni esterne. La politica, l'economia, era un mondo diverso. Una situazione diversa, completamente. Sì. Quindi in quella situazione lì io ho inserito delle cose che
che secondo me potevano corrispondere a quel momento. La riapparizione di qualche immagine, di qualcosa che servisse a stabilire dei canali di comunicazione con il pubblico, cosa che prima non era una mia preoccupazione, perché quando facevo quelle cose appunto così informali io ero più interessato a me stesso che a quello che poteva essere il pubblico, mentre invece queste cose che mi sono esplose, diciamo così, nel 63. Nel 63 dico perché nel 63 ho fatto una mostra a Bologna, ero rientrato naturalmente da Parigi, nel 62 sono tornato nel 62, nel 63 ho fatto una mostra alla Galleria 2000. In quella galleria ho fatto una mostra in cui c'era già un po' quest'aria del pop, nel senso che c'era delle parti di pittura nel quadro, parti di pittura e parti di immagini, delle fotografie, dei brani di fumetto, delle cose che venivano incollate insieme alla pittura. Ecco, dopo questa, e questa mostra qua, io lo dicevo, in qualche modo la debbo a Corompai, perché Corompai, che era un amico di quei tempi, eravamo insieme in galleria e lui tirò fuori il discorso: ma perché non fai una mostra a Franchi della 2000? Perché non fai una mostra a Frasnedi, che a Bologna non l'ha fatta mai? E sarebbe ora che la facesse? E lui: sì, facciamo. Io così fui contento anch'io, facemmo questa cosa ed ebbe anche un discreto successo per il momento, tenuto conto che erano delle cose molto differenti, insomma, da quello quei tempi che era in Bologna precedente. Faceva altre cose, no? Sì. Ma tu dimmi una cosa, così in questo genere di pittura mi sembra che prevalga allora, come tu dicevi, la figura alla ricerca del colore, è una mia idea? Sì, no, il colore diventava importante, importantissimo, anche perché questo discorso di figurazione che io ho adottato, diciamo, dal 62-63 in poi, è un discorso che si rifà in qualche modo alle immagini della pubblicità, alle immagini dei giornali illustrati, a delle immagini della televisione che verrà dopo, del cinema. Insomma, queste immagini molto colorate, molto evidenti. E io ho scelto un pochino questa strada perché poi mi era abbastanza congeniale, perché era un po' una mia scelta quella di utilizzare dei colori forti, violenti, per forzare proprio la mano e l'occhio a chi vedeva queste cose. Praticamente allora tu però hai proseguito la tua ricerca. Allora, terminato questo periodo, che diciamo, questo periodo va dal, diciamo, le opere di questa mostra vanno dal 64 al 66 più o meno. Dal 66-67, insomma. Successivamente c'è stato il bisogno un po' di depurare queste immagini che erano troppo evidenti, erano troppo banali. Banali, ma nel senso di buono e provocatorio insieme. Era più provocatorio che banali. Sì. E io ho sentito la necessità di superare appunto questa situazione e mi sono un po' rivolto a delle immagini che in quel momento erano importanti, della natura, della natura, della salvaguardia della natura e così via. Qua per esempio c'è una piccola immagine di una figura di donna messa dentro al verde, nel senso che a quel punto io ho cominciato ad inserire un'immagine, l'immagine di un albero, l'immagine di una casa, immagine del mare, queste immagini di tipo elementare, componendo le quali di volta in volta in maniera diversa si otteneva un breve discorso che però continuava successivamente anche in tutte le altre opere di quel periodo. E queste sono andate avanti fino agli anni, inizio degli anni 70, diciamo. Io allora, un'altra curiosità, perché con voi grandi artisti sono più che altro le curiosità, gli aneddoti che interessano a noi profani, no? Ho visto che tu hai fatto tantissime mostre, non solo in Italia, ma all'estero, a New York, un po' in tutto il mondo. Questa tua esperienza internazionale ti è pesata oppure hai continuato a essere il Frasnedi così tranquillo?
No, non mi è pesata. Diciamo che è una cosa che mi è piacevolmente, è stata molto piacevole quello di fare delle mostre all'estero, avere la possibilità di incontrare degli artisti del luogo. Quelli di New York non li ho incontrati perché non sono andato per la mostra, ma nelle altre città sì, io ho incontrato gli artisti locali perché mi festeggiavano, sì, indubbiamente, nel senso che uno arriva da fuori. Sì, indubbiamente tu davi loro un messaggio nuovo e indubbiamente avevate un bel dialogo. Senti, tanto per concludere questa piccola chiacchierata, l'ultima domanda, di fronte a una tela bianca, che è una domanda che facevo una volta, di fronte a cosa provi? È un'emozione, sei già quello che scrivi o improvvisi? No, io la tela bianca non mi ha mai fatto paura averne di tele bianche da riempire, perché vorrebbe dire che c'è la necessità di corrispondere a delle cose che ti vengono richieste da fuori. In linea di massima, quando io decido di fare una cosa partendo appunto dalla tela bianca, io ho già una mia idea che viene elaborata e cambiata nel corso dello svolgimento del lavoro, però c'è un'idea di base, perché l'idea di base è quella che poi deve continuare un pochino in tutte le opere di quel momento, sì. Alfonso, io ti ringrazio di questa piccola chiacchierata e spero di venire a vedere una tua mostra con le tele bianche. Va bene. Momenti d'artista, un programma di Giuliano Gurieri in collaborazione con Elvezio Bagatta, Vincenzo Cappelli, Ciao Radio, AIC Bologna e Art Journal.